sono tornata qui nella nostra postazione in via Matteotti, postazione OVS, c'è una serie qua finalmente, perché in giro oggi c'è un caos, va un caos, che tornare qui in postazione vuol dire insomma riposare un po'. Ciao, buonasera, finalmente saremo, ma veramente finalmente saremo come gli altri anni. È arrivata la gente, tanta gente, complicato insomma dare giro per strada, trattoni, ti spintoni eccetera, ma insomma questo è anche il senso di Sanremo, ovviamente legato al festival. Visto le prove oggi un paio d'orette nel pomeriggio e vi devo dire che sarà una serata meravigliosa. Avete sentito D'Alessio, un botta pazzesca con Fargetta, ho provato anche Celentano, però non è che vi posso dire subito tutto quanto, o almeno non subito. Allora, buonasera da Nicoletta e buon passo naturalmente. Ciao la regia anche da Milano, buonasera anche dalla regia, e che poi saluteremo domani naturalmente in Pompa Magna qui a Sanremo. Iniziamo con Francesco Renga. Aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta. Che le coincidenze non esistono nella vita, perché abbiamo messo questa meraviglia di Francesco Renga che si chiama La tua bellezza e è arrivato Paolo Giordano. Allora, le coincidenze, io non ci credo alle coincidenze, tu nemmeno? Posso dire una cosa che non c'entra niente, ma che ho letto l'altro giorno? In Ungheria una donna pazzamente innamorata di suo marito, vissuto per lei, per lui per anni e anni e anni, a un certo punto scopre che lui la tradisce. Cioè ha una lettera in tasca indirizzata all'amante. Esatto. Lei è talmente innamorata e ferita che si butta giù dalla finestra, scende dal quinto piano, cade e sai a chi va in testa? No. Al marito. No. Che stava tornando a casa e lui è morto e lei. Perché... Allora poi dici le coincidenze. Esatto, perché Dio c'è, no? Perché Dio c'è. Allora senti, oggi senti una scelta, come dire, adrenalina che non ho sentito da lunedì fino a ieri. Sì. Sei d'accordo? Sì, è vero. Allora, secondo me è il potere della musica. Cioè, spieghiamolo bene. Perché ieri sera, anche se in qualche momento c'è stata un'atmosfera da migliori anni di Carlo Conti, no? Però ci sono dei momenti in cui quando si accende una chitarra come quella di Brian May, dei Queen, si sentono pezzi come We Will Rock You, si trasmette un'emozione che non è solo in sala in quel momento, ma anche a casa. Infatti gli ascolti sono andati bene, la gente è più tesa, è più emozionata. Adesso non voglio fare un discorso utopico eccetera, però io credo che alla fine il glamour, il pettegolezzo, la mutanda di bellezza ha un'adrenalina di due minuti, la musica, l'arte in generale ha un'adrenalina che va avanti per più tempo. Sì, è anche un po' subliminale, quindi sì, continua, sei d'accordo. Molto. Senti, leggevo stamattina gli sms e anche tutte le mail che il nostro pubblico ci scrive e molti chiedevano, ma insomma Patti Smith, Brian May, Feliciano eccetera eccetera, sono arrivati e se ne sono andati subito. Esatto. L'unico che abbia voluto incontrare la stampa è stato Brian May. È stato Brian May che ha incontrato la stampa e devo dire la verità, su questo mi sono parlo in qualche modo anche contro la mia categoria, mi sono stato umiliato perché in un certo momento in sala stampa un nostro collega di fronte a una leggenda della chitarra non ha chiesto altro che scusa, come mai non ti tingi più i capelli? No, veramente. Sì. No, veramente. E questo credo che sia uno dei punti più bassi della storia della sala stampa di Sanremo. A proposito di sala stampa, non so se ho ben capito, credo di avere una tua collega al telefono. Mi senti, ma Venegoni? Signora Venegoni? Pronto? No, allora no. Niente, falso allarme. Paolo, vieni, andiamo avanti. Vabbè, non ti chiedo il nome di questo collega perché naturalmente non si fa. Senti un po', cosa ci dobbiamo aspettare questa sera? Ma questa sera sarà una serata di, come dire, di mantenimento, secondo me. Ci saranno molti bei duetti, io credo che gli ascolti saranno positivi, la qualità musicale anche. Ho sentito qualche duetto, direi buono. Beh, io ho
sentito Fargetta e Gigi D'Alessio, ragazzi. Allora, adesso vi dico una cosa. No, da quello che sento dire in questo momento, da quello che sento dire, quindi preciso, non sono voci ufficiali, non sono voci ufficiali, Gigi D'Alessio avrebbe il disco più venduto in questo momento, sì, in Sanremo. E il remix che ha fatto con Fargetta, l'ho ascoltato, ho spaccato. Sì, no, ti dico che eravamo adesso anche con il nostro presidente ad assistere alle prove, è partita sta roba, una botta, pazzesco veramente, bellissimo veramente. Morandi è stanco, Morandi non ne fa più, secondo me il punto di svolta di Adriano, di Gianni, che è stato bravo fino adesso, è arrivato ieri sera, ma invece di Goran Bregovic ha annunciato Goran Kuzminac, è stato un momento piuttosto complicato. Sì, voi vi sarete pisciati addosso dalle risate. Esatto. Senti, Papa Leo invece non ti ho ancora chiesto in questi giorni, tra l'altro io ce l'ho al telefono tra 20 minuti, che ne pensi? Sì. Bellissimo, io glielo farei condurre da solo, perché lui è surreale, ha una vena che mi piace, ha delle battute, io credo che la storia di Stiamo Tecnici venga da lui, sì, dagli autori, è il contrappunto a un eccesso di glamour, cioè da una parte c'è la farfalla di Belen, dall'altra c'è Papa Leo, che è proprio uno che arriva dal popolo. Esatto, e poi sono d'accordo con te, è vero, è surreale, ma anche i tempi televisivi micidiali, cosa che Morandi ancora fa fatica ad avere, sei d'accordo? Morandi è comunque i tempi televisivi della TV, di un'altra TV, diciamo. Di un'altra TV che non è quella di Sanremo. Sì. Allora Paolo, Giordano, io ti ringrazio, domani torni a trovarmi, che certo, chiudiamo insieme, certo, va bene, passo. Ma io qua, Nicoletta, vorrei dire una cosa, sì, lo dico a tutti, io qua sto benissimo, quindi quando vuoi io vengo. Va bene, sai che del triunvirato, ma lo dico pubblicamente, Don Doni, Lanfranchi Giordano, sicuramente Paolo Giordano è il mio preferito e anche di tutto il pubblico, almeno di Password. Andiamo avanti con Lady Gaga. Grazie. Ciao. It's been a long time since I came around.